Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast. A questo giro con i ragazzi del team United We Stand, un collettivo di persone che prova a divulgare Speed Duel in Italia. Detto questo, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per l'acquisto di tutti i vostri prodotti di Speed Duel e tanto altro. Quindi, se volete supportarmi e ovviamente avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa, ragazzi, ovviamente per Jackstore, il miglior negozio per l'acquisto di roba coreana, giapponese e roba particolare come sleeve. Vabbè, ragazzi, trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto, così date un'occhiata e nel caso acquistate qualcosa. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, procediamo con il video. Benvenuti ragazzi, parto subito dicendo che secondo me questo sarà uno degli episodi del podcast più interessanti del canale, perché attualmente vi state confrontando con una community che probabilmente di Speed Duel non sa assolutamente niente e vede questi prodotti, cioè i prodotti Speed Duel, come una ristampa per retro format. Quindi vorrei un attimo che vi presentaste e vediamo se riuscite a farci cambiare idea in merito a tutto questo mondo. Ciao ragazzi, ti ringrazio Fede per la possibilità che ci hai dato di essere ospitati, è un onore per me perché comunque ti seguo. Grazie, grazie. E io sono Paolo, H Justice su Dueling Book, sono il fondatore del team United We Stand per quanto riguarda Speed Duel. Il nome nasce, è un piccolo tributo per il vero, tra virgolette, United We Stand, non so se te lo ricordi o hai mai sentito parlare di questo team. Era un team dove c'erano Dario Longo, Stefano Memoli, roba molto importante che mi fa drizzare i peli, gente che ha giocato mondiale, ha vinto davvero tanto. E tra l'altro il cofondatore di questo team all'epoca aveva anche chiesto, tra virgolette, il permesso a Stefano Memoli di riprodurre questo team però formato Speed Duel, e Stefano gli aveva detto di sì. Insomma, al di là di questo piccolo inciso, il nome del team ha anche un significato evocativo, nel senso, il senso è bello, quindi abbiamo deciso di fondarlo e chiamarlo così. E io gioco praticamente da quando è uscito Speed Duel, quindi 2019. Prima giocavo a Duel Links. Una volta che è uscito Speed, sono passato a questa sua, tra virgolette, passatemi il termine, controparte cartacea, e ho mollato Duel Links. Quindi dal 2019 gioco competitivo, diciamo così. Ho vinto qualche torneo online e poi tornei live, ne ho 24 importanti e 4 Gent Card. Quindi al Side Event, quindi il nazionale, nel 2019, poi sempre nel 2019 c'è stato a Busto il WCS Milano e ho vinto pure lì, e poi ho vinto a Londra 2023 il 250esimo WCS formato Speed, diciamo, poi l'ultimo al nazionale, sempre Side Event ovviamente, è stata l'ultima Giant che ho vinto. Una bella incetta. Ma una grazie cosa, prima Paolo, di continuare con le presentazioni, visto che mi hai detto che hai venduto le Giant Card che hai vinto, sì, quanto ci hai fatto l'una? Dipende dalla Giant. L'ultima sui 700, anche perché non è che ci sia proprio un mercato definito. No, quindi... no, quello che mi fa ridere è che costa più la Giant Card che la carta premio dell'ICS, ma andiamo avanti. Questo era... Da, però ti posso dire che le altre l'ho vendute molto di meno, 500, 600, 350, più o meno quelli sono stati i prezzi. Ma gli eventi di Speed, da quanto mi è parso di capire, erano sempre dei mega plus per chi si portava a casa i premi. Sì, c'erano il book o il Ginzo quando sono stati fatti i trials, che valevano dei bei soldini, che ancora per Speed non erano usciti e si vendevano molto bene online come carte. In America vanno fortissime come cose. Diciamo che... ha fatto i soldi con le Giants, diciamo così. No, vabbè. Che comunque questi eventi sono nel 99% dei casi eliminazione diretta. Ah, ok. Quindi abbastanza impegnativo, però poi magari questo argomento lo affrontiamo, sì, dopo. Andiamo avanti. Allora, io sono Weco Traca, non ho la scia di vittorie del buon Paolone. Ho vinto qualcosina online sul server Discord, dove c'è, diciamo, la community attiva di Speed Duel, no? Quella effettivamente giocante. Sono un po' quello che tira fuori tutte le liste, i mazzi stravaganti. Io buildo a nastro i prodotti nuovi e
sforno liste così, e adoro Speed. Sono entrato nel team con JJ da un annetto e mezzo, sì, adesso non mi ricordo con precisione. Ci siamo visti al YCS di Bologna, è stato fantastico, l'evento un po' meno a livello di meta, ma poi ne parliamo. Però niente, Speed ci ha fatto conoscere tutti quanti, ci ha legati, è veramente bello, divertente da giocare, e sinceramente ne è valsa la pena. Siamo entrati a caso noi con Speed, perché non giocavamo più a Yugi da tempo. Poi passando per un GameStop c'era uno scatolotto di uno dei vari mazzi che venivano fatti inizialmente, prima che uscissero i cofanetti di Speed 2 attuali, i box completi. C'erano questi structure e c'era questo mazzetto con Rex e Brookido che abbiamo comprato così a scatola chiusa, dove c'erano le skill, le carte loro, e da lì ci siamo rimessi a giocare, ed era inizio 2020 che abbiamo iniziato a giocare. Ok, non pensavo, cioè nel pratico tutti e tre avete ricominciato a giocare grazie a Speed Duel? Noi due sì, Paolo non so se aveva giocato, se si era affacciato all'avanzato, ma noi abbiamo fatto direttamente il passaggio. Fine, io ho smesso nel 2013-2014 e ho ricominciato con Speed nel 2019-2020. Ok. Sì, sì, io ho l'avanzato, ho promollato da anni, ho ripreso Yugi con due links e poi ho fatto il passaggio a Speed. Ok, ok. No, perché questa è una storia che sento con i retro format o con Master Duel. È la prima volta che lo sento con Speed. Con Speed, sì. DJ, adesso invece te. L'immenso, il sindaco. La lista è lunga. Buonasera duellanti, questa è l'introduzione che facciamo ai nostri video. Comunque adesso grazie Fede dell'invito. Ma allora, io ho iniziato a giocare, come diceva Tracca, nel 2020, dopo aver lasciato Yugi. Allora era formato avanzato attuale, quindi esisteva solo quello. Anch'io nel 2012, diciamo ai tempi di Edison, forse un po' dopo i tempi di Edison. Passati di anni. Sono passati un po' di anni, sì. Abbiamo iniziato a giocare a Speed grazie a questo appunto prodotto di Brookido e Rex che comprammo. Andammo a casa mia, giocammo così. Da lì abbiamo ricominciato a giocare a Yugi. Abbiamo conosciuto Paolo, io in primis, seguendo il loro canale, che è Team United Wistand. Noi avevamo un altro team all'inizio, formato da 4 persone, e successivamente ci siamo uniti al Team United Wistand. Ovviamente, come dice Tracca, nessuno di noi ha la carriera di vittoria come Paolo. Paolo ha girato parecchio tutti i YCS. Noi in realtà l'unico evento importante che abbiamo girato è stato quello di Bologna, che purtroppo il meta era quello che era. Abbiamo più vicine, nel senso abbiamo totalizzato vittorie online, no? Sia io che Tracca, anche Paolo ovviamente, da questa Speed Duel League, che è appunto il server Discord più grosso di Speed Duel, in quanto racchiude tutti i giocatori da tutte le varie parti del mondo. Organizzo dei win a box di solito una volta al mese, ci sono stati parecchi cambi di rotta in realtà. Io ne ho vinto uno, Tracca l'ultimo l'ha vinto lui. Win a box formati da 54 persone. Paolo ha fatto top 4 nell'ultimo win a box. Insomma, abbiamo fatto parecchi risultati online, ecco. Okay. A differenza di Paolo, che l'ha fatto in formato sì. Live. Paolo si prende le giant card da noi. E noi ci prendiamo i win a box. Noi ci prendiamo l'icona gialla su Discord. Esatto. Del mese. È $50 di vittoria, basta. Tanto ovviamente non è un formato che ovviamente è pieno di tornei, quindi immagino che l'online vada molto forte, soprattutto perché non c'è un circuito così ben strutturato. Ma esatto. Nel server in quanti siete? Non lo so, però ho controllato quasi 4.000. Per essere una cosa di nicchia non sono pochi, soprattutto perché ci saranno sicuramente tante altre persone che stanno fuori. Posso anche avere detto una cretinata, però credo di non averla detta. Te lo dico subito. Non linciatemi in caso. Vedi che sono curioso. Ma guarda, da come so, all'estero 3.653 membri. Ah, ok. Va bene. Proprio proprio sbagliatissimo. Comunque, dai. Vedo che in America ancora Speed Duel va molto forte e tornei grossi li fanno, perché da come so c'è tornei real anche nelle fumetterie, passatemi il termine, con 50, 60, 70 persone. Però stiamo parlando... Sì, di sicuro ovviamente... c'è una scena molto più attiva che da noi, ovviamente. Diciamo che da noi è quel formato che l'hanno un po' lasciato andare. Diciamo che è uscito in un periodo in cui già Yugi non stava passando un bellissimo periodo in Italia. Infatti era quel periodo in cui già le persone... Cioè non c'era più l'appeal dei giovani a entrare nel gioco, ma erano tutta gente già grande. E quindi, cioè, io vado in edicola, trovo ancora sbiaditi i primi deck box, parliamoci chiaro. Quindi è un po' così. Ma partiamo un attimo dall'inizio. Io non so niente di Speed Duel. Ho visto un vostro video su...
più o meno come funziona. Ho visto una roba che entra dall'extra, fighissimo, però non so come giocare. Spiegatemi come dovrei approcciare questo formato. Ma allora, per come adesso Speed, uno si compra questi box di cui tu hai fatto ad esempio il video sull'ultimo, il Midterm Destruction, sì. Sono dei preconfezionati, in questo caso il mini box ultimo uscito ha 4 mazzi all'interno, e Speed Duel è la versione cartacea di Duel Links nell'atto dell'utilizzo delle skill, quindi ha una configurazione a 3 zone con l'extra deck che allo stato attuale è soltanto Fusion Deck. Non ci sono altre tipologie di carte all'interno dell'extra deck. E c'è la skill che fondamentalmente è ciò che definisce il mazzo che tu vai a giocare. La skill non conta come carta, è una cosa a parte che in teoria dovrebbe stare proprio al di fuori di quello che è il campo da gioco, che tu vai a attivare a seconda delle condizioni che ci sono scritte sulla carta, varie tipologie di skill uscite nel corso del tempo. Ok, è come se fosse una carta terreno che è sempre attiva, che non può essere spaccata e che funziona in relazione al tuo mazzo. In realtà esistono delle skill che fanno da carta terreno e possono essere spaccate. Esatto, quindi in realtà ci sono alcune skill che funzionano una volta attivate come alcune tipologie di carte, ad esempio carta terreno, carta trappola continua o carta magia continua. Ma di per sé la skill va, per intenderla per i boomer, sarebbe praticamente come il deck master che c'era nel primo anime di Yugi, quando finivano nel Virtual World e andavano a scegliere il personaggio di riferimento che gli dava un'abilità speciale. Okay. È così che va intesa, perché è una cosa estemporanea a tutto ciò che succede sul terreno. Ci puoi interagire solo se quella skill, una volta attivata, diventa una carta sul terreno, altrimenti rimane al di fuori e tu non ci puoi fare niente. Poi i ruling sono stati cambiati un paio di volte dall'inizio di Speed, ci sono stati un paio di ritocchi su quelle che sono le regole delle skill in sé, però di base il concetto è questo: tu hai un'abilità esterna al mazzo e poi hai il mazzo, 20 carte, massimo 30 come due links, e la skill è quella che comanda tutto. Okay. Il deck, il meta. Pure perché la skill rende possibile giocabile dei deck che nei formati, nei retro format, che non sono giocabili. Per esempio, hai mai giocato un mazzo con Donzalug dentro e tutti Dark Scorpion? Penso di no, per esempio. Ok, quindi Speed Duel rende possibile questa cosa qua, o con Gilfrid che è immune a tutti gli effetti alle carte, non penso. Quindi nel senso, la skill rende praticamente dei mazzi giocabili coi personaggi degli anime passati di GX e di Duel Monster. Poi è il focus proprio del formato, cioè rende giocabili quei mostri che non hanno mai avuto modo di esserlo a livello proprio standard di Yugi, però sono mostri iconici, perché tutte ecco le skill normali puntano in quella direzione. Bene, per esempio. Ecco perché, per esempio, carte che sono magari sono forti in determinati formati, no? Per esempio Cyber Drago, la DD e compagnia cantante, magari Speed perdono un po' di efficacia, perché magari ci sono altre skill che le rendono più forte, per quanto siano nella banned list, vabbè, però. Quindi, nel senso, dipende tutto alla skill. Possono esserci anche delle carte che lì non ti dicono niente, ma unite alla skill creano il deck forte. Ok, però mi avete detto che la skill può essere spaccata. Cioè io la skill come la spacco? No, non sempre, no. Non sempre. Se la skill è una skill che, per esempio, prendo Mondo Giurassico, il terreno dei dinosauri, no? È una skill risalente a proprio a quel prodotto che utilizzavamo per iniziare Speed Duel, che fondamentalmente ce l'hai disponibile fin dall'inizio del duello e ti dice: attiva questa carta come magia come magia terreno ed hai Mondo Giurassico. Quindi quella è soggetta a distruzione. Ma per esempio la skill che ha detto prima del Gilfrid immune agli effetti delle carte, quella tu non la puoi spaccare, perché non è presente sul terreno. Praticamente spacchi solo le skill che diventano magie terreno o magie nella zona ST. Esatto. Il resto delle skill non puoi spaccarle perché sono al di fuori del terreno. Okay. E difatti quelle soggette a spacchino sono quelle low tier, non vengono giocate. E quelle lì comunque, ovviamente le intendo quando le attivo come carte magie. Esatto, sì. Okay. Sì. E io posso giocare una skill per mazzo?
Una skill per deck. Ok. La skill card la si può vedere dopo chi parte, nel senso si va al dado e dopo puoi vedere la skill card. Prima non è era vero, così. È vero, in ottica... Una cosa molto importante è questa. È vero, perché è vero. Perché ti fa capire cosa può giocare l'avversario. E la skill mi parte subito appena inizia la partita. E dalle condizioni. Esatto, perché alcune skill hanno come condizione di attivazione gira questa carta all'inizio del duello, mentre altre le puoi attivare tu una volta per turno, oppure si attivano in determinati frangenti del gioco. Ci sono tante tipologie di skill a riguardo. Hanno tutte quante il retro, non è la classica carta di Yugi. Ha l'immagine del personaggio e c'è la condizione di attivazione della skill. Okay. Quindi ti dice la carta quando può essere attivata. Per quanto riguarda invece tipo i life points o le carte che si pescano, sono uguali allo standard. Sono 4000 life points, sono 4 carte iniziali. E chi va secondo ne pesca la quinta. Okay. E il deck va dalle 20 alle 30 carte. Okay. E la side di 6 carte, non di 15. E anche l'extra deck. Esatto. Sì, 6 carte per side e per extra. Ok, bene, strano. E sarebbe Yugi dimezzato, nel pratico. E il concetto è quello, sì. Esatto. Ok. E molto più snello. Non capita mai di, tipo, arrivare a... cioè, a finirlo il mazzo? Dipende dal deck che vai contro. Se becchi un deck stall, può essere. Può capitare, però è difficile adesso, non succede. Nel meta di Bologna, dove c'era una skill che poi è stata bannata, la prima carta bannata di Speed Duel, lì praticamente si finiva, o finivi life points di burn o finivi il mazzo, era una roba un po' così. Però diciamo che di base no, il gioco è molto più snello, veloce, e le skill aiutano in quel senso, evocare mostri grossi, fare presenza sul terreno. Ok. Anche soprattutto non c'è la mai infusa Paolo. Vai. Giusto, differenza importantissima rispetto all'avanzato. Dopo la battle si va direttamente in end. Ah, ok, non c'è la main phase 2. No. No. Ok, quindi le fasi di gioco quali sono? Draw, standby, main, battle e poi si va in end. Ok, posso fare qualcosa in end ovviamente se... Sì, okay. Sì, come, no. Puoi fare come vuoi. Quello sì. Cioè. Le finestre di attivazione delle carte rimangono quelle, non cambia nulla. Però non hai la main phase 2, quello sposta tantissimo gli equilibri a livello proprio di giocata. È tutto molto più aggressivo, più improntato, no? A fare tutto quello che devi fare prima di dichiarare attacco. Sì, okay. Sì, sì. Comunque povero Paolo che è 4 volte che prova a parlare e 4 volte... Paolo, fatti sentire. No, un breve inciso rispetto a quando parlavamo del fatto che se ci sono deck che stallano, che barrano. Quello che dico sempre io, sì, se giochi queste tipologie di deck in questi formati, o sei scarso e non sai giocare, o comunque sei proprio cattivo nell'anime. Quindi non so cosa sia meglio tra le due cose. No, vabbè, cioè... esistono anche i tumori all'interno di Speed Duel, mettiamola esatto, così. Esattamente. Purtroppo. Adesso, domanda importante. Io ho un mazzo, come lo monto? Cioè, mi basta il prodotto che compro per avere il mazzo competitivo o posso anche modificarlo? Cioè, o devo? Paolo. Allora, parlo io. Paolo. Dai, Paolo. No. Io dico questa cosa, basta guardare le nostre decklist... il nostro canale, quindi per montare un mazzo. No, stavo a parte questa cosa. Occulta. A parte questo, no, parlate allora, voi, volevo solo dire questa cazzata. Diciamo che questa domanda qua si unisce al concetto del entry level di Speed come costo, no? Perché se tu ti compri un mazzo, hai un prodotto, hai l'uno per di tutte le carte all'interno, e poi alcune di esse vengono anche proposte con rarità secret, no? Mm-hmm. Però diciamo che di base il mazzo competitivo, come nell'avanzato, ti serve bene o male il 3 per di quelle carte più forti per la strategia. Quindi ti puoi comprare un boxetto e poi andarti a procurare a costo irrisorio le singole che ti servono in triplice copia, oppure compri direttamente il 3 per del prodotto. Se vuoi fare, sono degli structure più grossi, fondamentalmente funziona così il concetto. E la cosa buona è che praticamente lo Streets of Battle City, che era il penultimo, oppure questo, molto spesso hanno all'interno anche tante reprint forti del formato, carte che si utilizzano tanto. Faccio dei nomi: Curibosfera, Corvo DD, Ciclone Cosmico, adesso va bene, l'ultimo il Tifone, queste carte che diventano poi staple, e quindi tu o hai la scatola chiusa oppure compri le singole sul market, che non costano niente, le singole di Speed comuni, proprio un costo irrisorio. Mi fa molto ridere perché è la prima volta che sento Curibosfera come carta potentissima all'interno del gioco. Lo so. Vabbè. Sì, perché gli equilibri sono molto particolari all'interno di Speed.
ironicamente Curibosfera è l'unica end trap di rilievo che noi abbiamo. Cos'è che è quella, fa? Cioè il corvo, il Curibosfera mette il mostro attaccante in posizione di difesa. Incredibile, mamma mia. Esattamente. Ma shifter, spostati. Come tributo dal cimitero, cioè devi fare un'evocazione rituale. Vai, sì, in combo con un abbandono, insomma. Vero, vero. Non so se mi fa più ride questo, pensare che in GOT si utilizzava Kuribo perché non faceva prendere danni. Vabbè. Il livello più per meno. Esempio, se ci fosse Curibosfera in GOT sarebbe tanta roba. Beh, sì. Potrebbe aiutare molto di più. Su un BLS ti bitta, gli fai Curibosfera. Il turno dopo, beh, almeno non bitto due volte. Ti dico, a livello di storico di speed, ci sono stati dei momenti in cui le carte che dominavano il formato erano Drago Serpente Notturno. Oppure Paolo ci ha vinto un WSS. Che Paolo ci ha vinto un WSS. Oppure la grande falena perfetta, quella roba inevocabile da 3.500. Allora, Paolo, erano T1. Paolo, adesso spiegami come hai vinto l'evento all'ICS con Drago Serpente Notturno. Voglio capire. Allora, era di per sé un deck molto instabile, però se entrava la combo era devastante. Basta che avevi il dragone sul terreno, attivavi skill e praticamente ti faceva rivelare 4 carte dalla cima del tuo deck e praticamente in base al numero dei mostri facevi cose. Quindi sostanzialmente se rivelavi tipo 2 mostri, sono passati anni, comunque se non erro perché poi hanno cambiato il ruling della skill card, comunque se rivelavi tipo 2 mostri aggiungevi una carta alla mano, un mostro, e se ne rivelavi tipo 3 spaccavi una carta all'avversario, e se erano 4 facevi entrambi gli effetti. Sì, una roba del genere. Comunque era rottissimo, scusate, era rottissimo, instabile, perché comunque giocavi la salamandra gentile per fare la lock, non so se cioè, una carta improponibile per gli altri formati, Curibosfera ovviamente in 3x, e la bambola tributo per evocarti subito il serpente, ma era rotto. È instabile però rotto, cioè se entrava la combo era rotto, infatti T1 incontrastato per Ermio, o portavi quello o avevi poche chance di vincere. Ma allora come fai se un T1 sei stabile? Lo so, però io dico è stabile, però è T1, è un paradosso, perché se entra la combo è finita, cioè per me è stato un mazzo unico e paradossale. Ok, cioè, non potevi fare cosa? Più niente, perché sì, si giocavano pure le vigilance, quindi avevi il dragone, avevi la skill, le vigilance bloccavi tutto all'avversario, e certo se briccavi poteva essere un pochino problematico, però le difese c'erano, le hand trap, quindi Curibosfera, la salamandra. Certo, con 4000 LP era un pochino problematico, insomma, se il brick si prolungava, però secondo me è stato uno dei deck più forti dell'epoca. Posso dirti una cosa, Federico, per farti capire il meta di Speed Duel com'era? Per un anno e mezzo ha dominato, anche più di un anno e mezzo, una skill che si chiamava Bozzolo dell'Ultra Evoluzione. Ok, ce l'ho presente. Ok, dove praticamente questa skill è stata nerfata, ristampata, ricambiata, perché non riuscivano a fermarla. Tu mi dirai, la grande falena perfetta di Brookido cosa farà? Bene, ti dico cosa faceva. Praticamente facevo meno uno all'avversario alla e mano. Ti calavi 2-3.500 sul terreno. No, dal terreno. Okay. Praticamente tu con l'insetto paranoide lo equipaggiavi sul mostro avversario, attivavi skill, sacrificavi l'insetto paranoide insieme al mostro equipaggiato, perché era un insetto equipaggiato con l'insetto paranoide. Quindi tu ti evocavi dal deck una grande falena perfetta ed era un 3.500 che arrivava. Intanto lui si era tolto il mostro. E poi grazie all'effetto di paranoide ti evocavi un'altra falena perfetta alla mano e tu avevi un 3.500-3.500, quindi 2, sul terreno che tu capisci bene che in un campo fatto da 3 zone mostro, 3 zone magie trappole e 4000 life points, praticamente era abbastanza incontrastabile. In più ci mettevi dentro, prima della ballist, i 3 fantastici o night beam oppure i cicloni cosmici, che pagavi 1000 life points e toglievi tutte le magie trappole, così potevi bittare direttamente. Quindi capisci bene che Curibosfero lì era abbastanza utile, finché qualcuno ha pensato di mettere anche il banisher dentro, così non potevi neanche attivare Curibosfero alla mano. Quindi tu in un turno ti cappavi. Esatto.
È stato poi tu non turno quella skill card diabolica, perché poi ti permetteva di mischiare un insetto dal cimitero. È vero, passavi anche ragazzi nello stesso turno. Però esatto, quella è una skill che potevi spaccare, perché non è una skill di un personaggio. No. Non no. Puoi, no. Non potevi spaccarla. Non potevi spaccarla. Quella era veramente quasi un T0. Quella era veramente quasi un T0. Lì eravamo quasi nei meandri del T0. Più che altro, allora perché prima modificarla, ristamparla? Cioè, la banni e fai prima, come da noi stuprano qualsiasi mazzo. Lo so. E invece no, perché questo si lega al creatore di Speed Duel, che adesso non c'è più lui dietro il progetto, lo ha seguito per i primi anni, si chiamava Matt Bell, se non dico una cavolata. Lui ha pensato Speed Duel come prodotto dove tu non avevi limitazioni, tutto quanto 3x, non c'era una limited, non c'era una banned, non c'era niente. Ed è stato così fino al primo box di... Che hanno fatto il Battle City Box, sì. Dove appunto c'era questo mix così. Poi c'è stato un cambio di guardia e con l'arrivo del primo box di GX è stata introdotta la Limited List, uguale al funzionamento di Duel Links, con le limitate a 3, a 2 e a 1. E si è andato avanti così fino a Bologna, perché dopo Bologna hanno bannato la prima carta, che era questa altra skill sempre di Brookido, i maledetti insetti, che anche quella ti dava un plus folle sul terreno e rendeva il gioco noioso. No, ma tanto è sempre così. Chi crea le carte non si rende conto effettivamente di quello che puoi fare, perché adesso Speed Duel ha poche carte. Prendi come esempio lo standard ha più di 11.000 carte, quindi tu puoi creare mazzo X, poi so i giocatori che testando ovviamente ti trovano delle combinazioni che non esistono. Per dire, adesso non so se ce l'avete presente, il mazzo d'Espia, no, zero, totale. Vabbè, è un mazzo su cui Konami ha puntato tanto nel corso degli ultimi anni, ci ha creato una lore infinita, e praticamente con una carta del mazzo unita a un gimmick puppet, che è una carta dell'era Zexal, un burattino che dice praticamente quando viene evocato puoi evocare specialmente solo mostri di tipo burattino, questa trappola permette di evocarla sul campo avversario e quindi l'avversario non può più evocare specialmente eccetto mostri burattino finché ce l'ha sul terreno. Cioè, tanto il problema è sempre quello, non puoi testare tutto e prima o poi un giocatore ti trova il modo da inculatte facile. Chiaro. Conta che anche Speed in realtà è stato in realtà con molte meno carte, così, perché mi ricordo che questo mazzo TK l'aveva creato un membro del Team United, che era un ragazzo straniero che poi vabbè è uscito, e l'aveva creato lui durante un Winabox e ci aveva vinto il Winabox, ed è stato così che poi era diventato T0, perché nessuno pensava di usare la skill in quella maniera lì. Purtroppo adesso per esempio domina anche Cyber Angel, adesso assolutamente no, la Cyber Angel, se dovevi vedere Alexis o Cyber Angel di sé in un formato standard molto scarso, in un formato Speed Duel invece ti trovi un mostro che ha praticamente 10.000 effetti e diventa un 3.500 di base quando entra l'attacco. Quindi c'è Izana che quando tocca terreno è un delirio, ma in tutti i formati penso, no Federico? Nel GOT nel 2005, tanti anni fa, mai avrebbero pensato di giocare un turbo, no? Come ha detto anche il campione italiano d'allora, che allora ti ricordi pescando in realtà non era invece adesso evidentemente il turbo è quasi T0. Ma guarda, adesso voi non lo sapete, però prima della vostra intervista uscirà l'intervista con Merli, che praticamente lui è campione nazionale italiano del 2005. E roba come Chaos Turbo, cos'è? No. Avevo visto un'intervista che aveva fatto al GOT Community Italia, dove diceva questa cosa, che lui appunto aveva messo un guerriero d'Ardesia dentro il mazzo, perché il fatto di pescare comunque con una jog era una cosa impensabile. No, è quello. Il problema di Yugi nel pratico è che non ti dà limitazioni, roba come Magic o Pokémon che va a rotazione di formati non ha questi problemi, perché effettivamente le carte che puoi giocare sono quelle dei 2 anni a posto, e Yugi soffre di questa problematica. La differenza è che Pokémon ogni formato ti deve rifare sempre la stessa carta con lo stesso effetto, con altro personaggio, ma non cambia assolutamente niente. Yugi invece ti permette di utilizzare la stessa carta per 72 formati. Io ho le stesse Ash che giocavo tipo 6 anni fa, è questo il fatto. Quello è croce e delizia del gioco, diciamo. Sì, da una parte sì. Da una parte magari è un plus per qualcuno, però poi succedono che si rompono le cose. Sì. Allora, adesso voglio mettervi in difficoltà, voglio che mi spiegate i pro, ma anche i contro di Speed Duel, e poi se preferireste che Speed Duel rimanga solo con le fusioni o che si evolva come Duel Links
e arrivi ovviamente anche ai sincro, e non so se hanno già implementato anche gli Xyz. Andiamo a turno? Sì, io. Uno per testa, una volta a testa. Paolo, inizia tu, Paolo. No, vado io. Che vai, sono vai, tracca, vai, allora, vai, che carico, lo vedo che fermento. Secondo me il pro più grande è il costo. Sì. Cioè, è veramente, veramente irrisorio. Cioè, noi non avremmo mai superato la montagna del... Anche, mettiamo caso che volevamo giocare ad avanzato. Poi vai a vedere che per giocare da meta magari devi tirare fuori X euro. Dici, ok, chi me lo fa fare, no? Invece con Speed il costo per giocare competitivamente a livello come giochiamo noi, tranquillamente, no? È veramente basso. Cioè, rimanendo sulle comuni, un mazzo ti costa 10 euro. Una cifra che è ridicola. Se uno dice, non mi compro il box, mi prendo le singole che mi servono per montarmi il T1 di questo formato, con 10 euro l'hai fatto. Quindi questa è una cosa che ti permette di divertirti a un costo veramente irrisorio. Secondo me è proprio il vantaggio più grande che può avere come formato. E poi un'altra bella cosa, questa fa molto a seconda di chi ha vissuto certe epoche di Yugi, però il fatto di poter avere carte come abbiamo detto la Grande Falena, oppure adesso Neos Eroe Elementale, giocabili effettivamente, utilizzabili e competitive, secondo me anche quello è un bel vantaggio. Sì. Mentre come contro sicuramente il fatto che riuscire a giocare a Speed fisicamente è un perché non c'è una capillarità, non si è evoluto come formato fisico che vai al local e ci giochi. Ci abbiamo provato qua in Liguria, non ci abbiamo provato a spingere, andavamo, abbiamo cercato anche di far arrivare noi stessi i prodotti, però quello secondo me rimane il più grande contro. Non riuscire a giocarlo tranquillamente nella fumetteria di paese. Diciamo che ce la stanno facendo con i retro format, ma il retro format è sempre Yugi, è solo lo Yugi vecchio. Cioè è un qualcosa che le persone sotto sotto volevano e quindi gli rimane più semplice approcciarlo. Che hanno creato i fan comunque, non Konami, quindi c'è alla fin fine. Sì, l'hanno creato i fan, però Konami è arrivata al punto di dire, ok, sono ufficiali. Ufficializzo, sì. Ha dovuto piegarsi al volere dei fan di giocare uno Yugi che non c'è più. Però, secondo me, è stata la scelta giusta perché Yugi era l'ultimo gioco a aver legalizzato i retro format. Magic lo fa da 15 anni. Ah, è una cosa che è sempre stata fatta, quindi, sì, negli altri giochi, non lo sapevo. Sì, Magic, tipo, posso giocare a formati vecchi. In più, penso che abbia capito che spingendo sui retro format, a parte le persone che non abbandonano il gioco, ma ci può fare tanti soldi sopra. Che, diciamo, per un'azienda non fa mai schifo. Specialmente adesso, a quanto mi è parso di capire. Diciamo, adesso sta andando meglio del passato, mettiamola così. Sì? Sì. Perché ho sentito un po' di... Cioè, ho visto qualche video, così che non ci sono eventi. Ah, ok. Qualche taglio, non sembra che Konami navighi proprio, Konami Europa dico, Allora non sembra, nel senso, la questione eventi sì, non si capisce perché adesso nell'arco degli ultimi due mesi, dall'ultima ban di dicembre, l'ultimo evento grosso è stato il nazionale di CS, quella a Bologna, poi c'è stato un open, una roba italiana, tipo un mega regionale, e poi fino adesso arriviamo a breve alla prossima ban e non c'è un evento. Quindi è un po' così, non si sa perché... L'unico sarà Forlì. Sì, ma Forlì si parla, cioè, nazionale, si parla giugno. Lì c'è un grosso buco in mezzo. È enorme, cioè, un qualsiasi CS in Europa sarebbe andato bene, ma senza niente capisci anche te che arriva la banned per cosa? Cioè, io ho comprato il mazzo per... Cioè, è uscita un'espansione a gennaio, e da gennaio fino adesso a breve uscirà l'espansione nuova, successiva... quella regular, e non ho mai avuto la possibilità di giocarmela a un grosso evento. Non dico di avercelo sotto casa, ma anche dove dovessi andare in Francia a farmi un ICS, almeno so come, quali sono i mazzi più forti, come gira. Cioè, qua stiamo andando avanti a locale, a regionali. È questo che ha fatto anche Speed, che ha fatto uscire l'ultimo box solamente in America, invece di farlo uscire in Europa, e quindi in automatico Speed 2 adesso in Europa è fermo. All'ultimo prodotto, con l'ultima banlist, anzi con la penultima banlist, perché l'ultima neanche è stata aggiornata. Noi pensavamo fosse solo un problema di Speed, invece guardando poi tutto il resto sembra che ci sia proprio un blocco di Konami Europa a livello proprio globale. Sì, a livello di eventi sì. Diciamo che su quel prodotto mi voglio soffermare dopo, perché secondo me c'è un'altra motivazione di fondo sul perché non è arrivato, ma poi ne parleremo. Adesso voglio che mi raccontate i pro e i contro. Beh, adesso Track ha detto tutto, io non so. Siete tutti e tre d'accordo? Non so Paolo se vuole aggiungere qualcosa. Io aggiungerei il fatto che proprio
perché comunque Speed Duel, diciamo, lo possiamo collegare un pochino a Duel Links. A mio avviso un valore aggiunto può essere proprio il fatto che socializzi, tra virgolette, con Speed Duel, piuttosto che magari giocare dietro un cellulare, un computer, rispetto ad esempio a Duel Links. Poi comunque puoi comprare le carte, le scambi, hai sostanzialmente le carte cartacee, no? E invece a Duel Links magari rimangono digitali, ecco, quindi un pochino. E poi sicuramente tra i contro è che magari non c'è un sistema di qualificazione ad eventi per renderlo un pochino più competitivo, magari secondo me potrebbe creare un pochino più appeal al gioco. E poi per la gent card, che sostanzialmente, come dicevo prima, è quasi sempre a eliminazione diretta, quindi capite bene che spendere 20, ma anche più, penso ormai sui 25 se non quasi 30 euro per fare un evento eliminazione diretta, fai un turno e te ne vai a casa, non è tanto simpatico, ecco, capito? Molte persone comunque penso facciano anche questo ragionamento. No, sono completamente d'accordo. Mentre per quanto riguarda gli altri formati, nel senso i sincro, gli xyz, li vorreste all'interno di Speed Duel o preferite che rimanga così? Ma allora, diciamo che dipende come evolve la situazione, perché attualmente adesso siamo abituati ad avere le fusioni e basta, no? Determinate skill, tra cui una che era fortissima, che poi hanno nerfato, la Inner Conflict, dove praticamente era un cambiare idea pagando metà dei tuoi life points. Praticamente coi sincro magari potrebbe anche tornare, no? Diciamo con Paolo tempo fa, quando era stata nerfata. Quindi l'arrivo dei sincro potrebbe magari coinvolgere quella parte di persone che hanno lasciato nel periodo sincro, che in realtà è il periodo anche nostro, no? Quindi in realtà col dragopolvere di stelle eccetera eccetera, conta che comunque sia in Speed Duel non esistono carte così OP al momento, quindi non vedrai al momento, se andiamo avanti così neanche avanti, però non vedrai una forza riflessa, un tributo torrenziale, un mostro esuscitato che, cioè, o un cambiare idea, no? Alla fin fine, se vai a vedere, sono carte forti per il formato, ma allo stesso tempo che si fermano lì. Quindi l'introduzione dei sincro o degli xyz addirittura potrebbe essere carino, perché su un campo fatto a tre zone potrebbe essere carino fare dei sincro su tre zone. Deve essere divertente quando riesci a calare i tuner insieme a un altro mostro e fare, però nel senso dipende solamente da come Konami decide di prendere la parte di giocatori. Ecco, secondo me i nostalgici dei sincro esistono, c'è una buon parte. Alcuni dicono che in realtà con l'arrivo dei sincro possa aumentare il livello dei giocatori di Speed Duel. Alcuni sulla Speed Duel League diceva proprio questo. Il fatto di uscire, perché al momento si alternano tra Duel Monster e GX, Duel Monster e GX, e sono fermi lì. E in realtà in queste due frangenti devono ancora finire, quindi volendo potrebbero tirar fuori un sacco di prodotti ancora. Potrebbero fare magari, come diciamo noi, un no, dedicato alla città dei duellanti, ancora, tipo le finali. Potrebbero farlo con il regno dei duellanti. Quindi in realtà, secondo me, i sincro li vedo abbastanza lontano, a meno che poi non si decida di fare altro, però. Secondo me, se fosse una decisione che dovessi scegliere metterli o non metterli, i sincro, sarei pro, per un semplice discorso che probabilmente ci sarebbe molta più affluenza con un bel box completo da 8, con tutti i draghi principali che conoscono tutti quanti, drago rosa nera, polvere di stelle, tutti quanti dentro. Potrebbe sicuramente aiutare con le vendite e con i giocatori stessi, che magari un ritmo un pochettino più veloce tra tunnel eccetera, però appunto il power level lì, poi all'atto pratico non ho idea se potrebbe, tra virgolette, scimmiottare Edison come giocate o comunque rimanere più basso. Però sarebbe sicuramente un prodotto interessante. Dipenderebbe dalle skill. Quello che diceva JJ del discorso che si fa molto spesso nel server Discord, ci sono alcuni giocatori che il discorso del essere fermi all'era Duel Monster GX l'avvertono un po', questa cosa, questa pesantezza. Okay. Diciamo che vorrebbero anche altre carte, cioè sì. È come le persone che giocano sempre a GOT, poi alla fine sono sempre i soliti 5 mani. Esatto. Io infatti proprio per questo ti rispondo con un se così, io sono per rinnovare il gioco e li vedrei bene. Certo, magari
con una giusta programmazione, senza creare qualcosa che sì. può spostare troppo gli equilibri, roba troppo cancerogena, non la vogliamo. E come dicevi tu, rispetto a GOT e anche Edison, formati molto belli, a parer mio sfiziosi, però magari questo è un gusto personale, poi non mi sono mai addentrato tanto, perché poi so che dopo un tot di tempo, per come sono fatto io, voglio sempre la novità, magari ecco mi potrei seccare, quindi rimango monogamo, scusate, e fedele a Speedduel. Allora, e adesso vorrei capire un attimo com'è il meta attualmente e poi vorrei parlare un attimo dei tornei. Effettivamente, come eventi ufficiali, ci sono solo quelli che fa Konami come side event o c'è anche qualcos'altro? Non c'è nient'altro? Ci sono gli eventi dei vari YCS, le Giant Card, e ci sono i side event da 8 standard, di altro che io sappia niente. L'unica cosa che fanno, che hanno sempre fatto, quando c'è l'uscita del prodotto, si fanno degli eventi con delle liste a obiettivi, praticamente tipo gioco di ruolo. Ok. Che tu hai questo foglietto, tipo vinci una partita attaccando con Neos Eroe Elementale, lo fai, spunti. E se fai tutte queste cose ti danno dei premi, magliette, piuttosto che una borsa o qualcosa. Cioè, però, allora, no, non lo fanno per lo standard, maglie, borse, così, ve lo fanno per Speed Duel? Sì, siamo seri? Io boh. Vincevi delle magliette, si chiamavano Trials of the Pharaoh? Prove del faraone? Esatto. Del faraone, scusami. Ma lo facevano appunto 15 anni fa con lo standard, poi hanno abbandonato la roba. Ma siamo... con Speed l'hanno fatto fino allo Streets of Battle City. Okay. Mentre so, vedendo degli unboxing dell'ultimo prodotto che è stato fatto in America, eccetera, mi sembra che non ci sia più. Però non lo so a livello di local, io sì. ti parlo solo a livello proprio di scatolotto, cosa trovi dentro. Sì. Bene. E questo è quello che c'è di ufficiale. Ok, mentre per quanto riguarda il meta, adesso, o come si evolve anche? Allora, per il meta attuale non ti possiamo dare una risposta definitiva, perché il box è uscito da poco e ci sta per essere adesso il primo win a box con i mazzi e tutto. E se non sbaglio, questo fine settimana c'è il primo remote duel, okay. Ufficiale Konami, che quello è l'unico modo per avere qualche decklist da parte loro che non sia il YCS. Fanno questi remote dove tu ti iscrivi, però è solo per il Nord America. Ah, non potete partecipare voi? Noi dall'Europa no, perché serve un indirizzo nordamericano per i premi, eccetera. Ma NordVPN viene in soccorso proprio per queste occasioni. Però comunque con gli orari devi stare dietro sì. a loro. Mannaggia. Quindi non ti so dire, però di sicuro dei mazzi introdotti nell'ultimo box ci sono tante valide alternative. Una su tutte le carte fossili, che sono molto recenti, se non sbaglio, come stampa, un po' più fisica nello sì, Yuki. Diciamo c'hanno 2-3 anni. Infatti si vede, perché a noi per esempio ci hanno dato Time Stream più non tutti i mostri fossili, ma alcuni, e non abbiamo la fusione fossile come magia, ma ce l'abbiamo come skill, utilizzabile più volte nel corso del duello. Quindi c'è una bella potenza di fuoco in questo mazzo e sicuramente può dir la sua. Poi c'è una skill di Neos che lo fa diventare Cyber Drago. Se l'avversario controlla un mostro, evochi Neos dalla mano. Ah no, ok. Ok, no, pensavo diventasse proprio la carta Cyber Drago. No, scusami, lo evochi come se fosse un Cyber Drago, okay. No? E se hai fatto fusione contatto nell'end phase, quando metti la fusione di Neos nell'extra deck, ti puoi evocare un Neos dal deck. Quindi comunque, per un Neos inevocabile 7 stelle non è male. E poi, cioè, questi due sono bene o male due ottime carte che si possono okay. mettere bene nel meta. Poi ci sono i dinosauri. E cos'altro c'era? Beh, Mokei, non saprei dire sinceramente se può essere meta anche quello. Però c'è una skill dedicata a lui. Quindi non lo so, tutto è possibile. Eh? Perché nell'ultimo box, come diceva GG, una skill inserita era quella dei Dark Scorpion. Tu facevi un mazzo solo con i Dark Scorpion e con quel mazzo lì Paolo ci ha vinto la Giant. No, ho vinto i side event. Ah, scusa, il side event, non era la Giant. Tipo una decina di side event. Una decina Giant, di...
Sì, che è pure quelli a eliminazione diretta. Cioè, capito? Con la è solo un mazzo di Dark Scorpion. Sì, sì. A Londra è stato con Unjust con Attaro. Poi, se non è, di solito loro hanno sempre fatto uscire un prodotto e subito dopo un update della limited list. Okay. Però per adesso non abbiamo nulla, quindi sicuramente ancora oggi può dire la sua Gilfried Red Eyes, che ce l'hanno dato nell'ultimo box con la Blast with Chain. Quindi tra quella, il cucciolo occhi rossi, sono state fortissime in Speed Duel. C'è sempre Cyber Angel come mazzo onnipresente che dice la sua, perché Izana è forte e la skill che gli hanno stampato di Alexis è molto solida. Quindi bene o male sono questi i mazzi, potranno dire la loro, ecco, nel meta. Bene, adesso io passerei all'ultima domanda. È il tallone d'Achille di tutti voi giocatori di Speed Duel europei. Come mai, secondo voi, il prodotto nuovo non è arrivato in Europa? Quanti di voi pensano che Speed Duel morirà e verrà sostituito da Rush Duel? Allora, abbiamo fatto un video al riguardo, io e Track, prima che Konami facesse il comunicato ufficiale che le carte non potevano essere usate in Europa. Ah, quelle inizialmente non possono essere usate? No. Esatto, quelle stampate in America. Per questo ti dico che è fermo lo Speed Duel in Europa attualmente, perché anche comprando i box all'Europa io non posso usarlo per gli eventi Speed in Italia o in tutta Europa. Dunque è come non giocarlo, no? Dunque, in realtà, vedendo com'era l'universo Konami Europa prima dell'uscita di questo comunicato, pensavamo fosse solo un ritardo. In realtà magari pensavamo a un ritardo sul fatto che stavano impostando ancora come fare tutto il resto e pensavamo questo. In realtà, dopo che abbiamo ricevuto, almeno io parlo per me, dopo che ho ricevuto questa notizia, mi sono lanciato sul fatto che secondo me Konami sta facendo dei tagli, Konami Europa, e Speed, per quanto comunque in diversi, per esempio la nazionale francese ha fatto 60 persone, cioè, non è proprio solo in Italia a livello europeo, forse era poco sviluppato. Purtroppo Speed si è ritrovato tra capo e collo in questa cosa qua, e dunque al momento la situazione è questa. A meno che domani Konami non si svegli, decida di riprodurre di nuovo le loro carte in Svizzera, no in Svizzera faceva Track o in Belgio? Li facevano in Belgio, in Belgio, la maggior parte dei set di Speed. Quindi magari si risveglia, rifà questa cosa qua e Speed rinasce in Europa. Però attualmente purtroppo la situazione è questa, cioè non c'è un modo, loro si sono limitati solo all'Europa, che anche lì, se Speed Duel veramente non va come deve andare, come mai limitare solo un prodotto in Europa e non tutto il resto del mondo, scusate, in America o tutto il resto del mondo? Sarebbe strano, no? Allora, eppure ti dirò, secondo me capisco che non vuoi più portarlo in Europa perché fa meno vendite rispetto a un qualsiasi altro prodotto di Yugi, ma a quel punto io fossi stata in Konami avrei stampato solo in America, per voi rendevo comunque giocabile il prodotto, così se lo volevate ve lo portavate. E penso l'avreste fatto comunque, perché non è un prodotto che vi costa tanto. E comunque il gioco continua a crescere, cioè continua ad andare avanti. 6 box stanno comunque arrivando. Anche se non si possono giocare, 6 box stanno arrivando, perché tra di noi andiamo avanti. No, mi sembra però giusto. Però sì, io anche purtroppo sono dello stesso parere. Se poi quel comunicato che hanno fatto ha messo proprio... Perché fino a quando ancora non c'era nulla, che era solo sparito dai radar, la speranza che ci fosse un ritardo, perché siamo abituati, essendo giocatori di Speed, ai ritardi sui prodotti, comunicazioni postume, perché non sarebbe la prima volta. Però il fatto che le carte non le posso utilizzare in territorio europeo, proprio una limitazione che sta dicendo boom, Speed Duel in Europa basta, non si fa più. Poi se debba essere una mossa come chiedevi tu, se verrà poi soppiantato da Rush, io non lo so, perché non conosco personalmente Rush Duel, non so se ha una potenza tale da permettergli di diventare un altro side format al posto di Speed. Però è un gran peccato questo trattamento per Speed, è un gran peccato. Allora, da una parte, vedendo come siamo messi noi con lo standard, che anche noi non siamo fermi, potrei vedere una connessione tra le due cose, nel senso non si riesce, cioè lo standard è fermo perché non fanno gli eventi, hanno fermato pure Rush solo in Europa, può darsi che ci sono state veramente delle problematiche di fondo e che può darsi che lo porteranno più avanti, però per il resto è un mi dispiace ragazzi. Che siete... poi con Konami si naviga sempre a vista, perché la comunicazione da parte di Konami non esiste. No ragazzi, io ho avuto determinate informazioni che, diciamo, dal marketing ad altro, Konami non è che sia l'azienda più facile con cui lavorare, mettiamola così. Ah, bene,
Beh, purtroppo è una brutta situazione per noi giocatori di Speed. Ma brutta, brutta. Vabbè, nel pratico penso che gli eventi online, comunque, anche se state in Europa, ve li fanno. Fortunatamente lì non siamo già. Inizierà, non so se domenica o lunedì, inizierà il Winna Box. Ci si butta via, si gioca online, carte nuove, via. Almeno quello. Ah, poi abbiamo anche il dubbio se sia l'ultimo prodotto anche in America o no. Perché comunque a quello che dicono, chi ha avuto il prodotto fisico, adesso c'è stato anche un cambio di qualità nelle carte. Ora, io non ho idea di come siano le carte americane a livello fisico, sì. Però sembra che sia le Secret che le Normal ci sia stato poco controllo della qualità, molte bolle sulle carte, carte stampate male, quindi... Tra l'altro pensavamo ci fosse un futuro, perché quando è uscito lo Street Battle City sopra c'era scritto SCB1, può mai intendere che ci sarebbe stato un SCB2 in futuro? Non si sa come mai adesso... No, ma non lo so. Questo tipo di errori da Konami è una cosa che sono decenni che succede, nel senso ci sono set come numerati che hanno solo il numero 1, quindi non... Proprio è una prassi, quindi? Sì, è una prassi che può capitare. Perfetto. Non okay. Tipo, esempio, avevano fatto la Rarity Collection ultimamente con la ristampa di tutte le staple, numerata 1, doveva essere un unicum. Poi, a un certo punto, si svegliano e dicono, ragazzi, ma... tra un mese adesso ve facciamo uscire la 2, perché abbiamo visto che è andata e vi è piaciuta, hanno visto i soldi che hanno fatto e hanno detto ma facciamo la 2. E vabbè ragazzi, grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Grazie a te. Alla fine è interessante Speed, secondo me non ha mai avuto il suo perché. Forse se Konami l'avesse utilizzato in maniera seria per reprintare anche la roba per il retro format, ma in maniera fatta meglio, sicuramente la botola pressione reale possiamo andare avanti qua fino a domani. Quello è mettere il coltello e girarlo. Comunque se ci avesse spinto veramente più fin dall'inizio, non facendo dei prodotti discutibili, sicuramente avrebbe venduto anche di più. Forse non avrebbe avuto giocatori in più, ma sicuramente avrebbe fatto molte più vendite, perché alla fine ti ritrovi a dover fare prodotti a parte per quelle robe o inseriti in prodotti che non hanno assolutamente senso. Quindi Speed Duel poteva essere veramente un'occasione mancata. E va bene ragazzi, come ho detto, grazie mille per la chiacchierata. E noi ragazzi invece ci rivediamo domani sempre qua. Ovviamente saluto e ringrazio i ragazzi. E ci vediamo sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.